Vetture che sfrecciano a grandi velocità senza rispettare i limiti, vegetazione incolta che invade la carreggiata e manto stradale dissestato. Sono queste le condizioni della via litoranea nel tratto tra Ostia e Tor Vaianica, una situazione di pericolo soprattutto per i numerosi ciclisti che la percorrono ogni fine settimana. È sempre più pericoloso percorrere questa strada. Sì, diciamo che purtroppo c'è la vegetazione che arriva a metà strada, quindi siamo costretti a passare al centro della strada. Certo, una pulitina sarebbe opportuno farla. Ci sono poi le macchine che corrono troppo. È vero, non ne frega niente dei ciclisti, di noi, proprio niente, niente, anzi, ci dicono pure le parolacce. Le buche sono il pericolo maggiore, in quanto per evitarle devi andare in mezzo alla carreggiata, passano le macchine, non si rendono conto che noi purtroppo ci dobbiamo allargare per evitare le buche e oltretutto ti suonano e ci dicono anche le parolacce, come diceva il mio amico. Ci sono radici che sporgono, le macchine che non rispettano assolutamente i limiti, buche nell'asfalto in alcuni tratti, è vero, sulla Cristoforo Colombo hanno quasi del tutto asfaltato, ma qui diciamo l'interno della Pineta ci sono buche, buche nel piano stradale che impongono al ciclista quindi di evitarle. Evitarle significa ovviamente allargarsi anche un po' e le macchine da dietro non tengono conto assolutamente di questa esigenza, per cui per gli automobilisti, per quelli indisciplinati, per quelli poco sensibili è più importante evidentemente non perdere pochi secondi, no? Che tutelare la vita, l'incolumità di un ciclista che ovviamente deve evitare le buche. La vegetazione ormai copre anche gran parte della segnaletica verticale. Da Ostia per Canale 10, Paolo Leone.